a tavola con la casta dei becilli. Avete sentito bene? È coniato questo neologismo sugli imbecilli, no? La casta degli uomini bastone, la casta degli uomini che hanno il bastone, che hanno lo scettro, che hanno il segno del potere, mentre l'imbecille, nella sua etimologia, è il senza bastone, colui che non ha il sostegno del bastone. Chiedersi come intendere qualcosa è interessante. La traduzione meno corrente dell'interpretazione delle afasie di Freud, uno dei due testi che Freud stesso ha escluso dall'opera Omnia, ebbene questa traduzione è come intendere le afasie. È stata questa la traduzione proposta a suo tempo dalla casa editrice Spirali, diretta da Armando Gadiglione. Ma chiedersi come intendere quella particolare sfera dell'agire umano che Aristotele chiama uso del corpo, vale a comprendere per sfere, a immaginare e a credere nelle sfere. Tale è un modus essendi, ontologico, di sopravvivere, addirittura la sfera dell'agire umano. Questi linguaggi filosofici che sembrano andare da sé, no? Richiedono quell'attenzione all'etimo che, per altre parole, Agamben ha. Sfera dell'antropologia aristotelica di Giorgio Agamben nel libro L'uso dei corpi. La sfera enuncia che la questione è chiusa. Per l'appunto al suo interno. Infatti l'agire umano lascia ancora la sentinella sia alla teorematica, e sarebbe la formula non c'è più agire umano, che all'assiomatica, e la formula sarebbe il fare non è l'agire, ovvero allude all'agire inumano, l'agire della parola, l'agire intellettuale, l'agire sessuale. Non il discorso agisce, non il fantasma agisce. Non l'uomo agisce. La parola agisce nella sua intoglibilità. Impossibile intendere cosa l'altro intende. La domanda è qual è? La questione è l'istanza dell'uso. E qual è la questione è l'istanza del corpo? Non la presunta questione l'uso del corpo. Poi ci si può anche questionare sulla formulazione fantasmatica, appunto, uso del corpo, che lascia sullo sfondo l'uso della mente, presunto appannaggio dell'uomo libero. Non solo. Agamben si chiede che cosa significa qui usare. La domanda sulla significazione chiude la sfera delle sfere, consiste nel momento in cui l'uroboro si divora la coda. La significazione è della questione chiusa. La questione dell'uso e la questione del corpo non si schiudono per il filosofo e non potrà mai farlo. Nessuna dischiusura dell'essere. Agognata da Heidegger. La questione dell'uso non può porsi per chi immagina e crede nella funzione umana, nell'agire umano, nell'umanismo di Aristotele, che è un teomonismo per estrazione dal politeismo. Stiamo dicendo che non è
un monoteismo. Nessuna astrazione, nessuna prontezza, che è una proprietà del sembiante, ma l'eterno rimando, la procrastinazione della chiusura per evitare la conclusione, l'abuso, l'abduzione, l'ipotesi del nuovo. La vita non è divisa. La parola non è divisa. Un'altra cosa sono le parole che si dividono e nella loro divisione si odono, mentre le parole senza il tempo sono il modo della sordità, parole monolitiche, granitiche. Nella vita appunto non è divisa nemmeno in Zoe e Bios, questione di nome e non di sinonimia. La vita divisa invece presume la via che all'infinito sia un cerchio e che il viaggio sia tra alti e bassi, ma appunto nella circolarità. Un viaggio tra due poli, quelli appunto dell'opposizione, della serie delle opposizioni, di ogni dicotomia. Ma non c'è nessuna opposizione tra due. E ciascun termine procede dal due, dall'apertura, la questione aperta, che rovina cerchi e sfere personali, sociali e politiche, ma in questo senso politico vuol dire senza politica. La poesia è del fare, e per quanto la poiesis sia definita da Aristotele a partire da un telos esterno che è l'oggetto prodotto, poi si è limitata alla produzione di poesia. La poesia originaria e senza finalismo, e sfugge anche alle definizioni, no? Sempre ai fine, cioè in definizione. Alle definizioni di Aristotele, che identifica la praxis come l'agire bene, eupraxia, non rivolto alla produzione. Ma la prassi è l'altro nome della poesia, non è un'altra cosa. La poesia negata, improduttiva, e c'è già qui l'odio per il prodotto culturale, artistico e scientifico dell'odierna ideologia tecno-scientifico-manageriale, la poesia si rappresenta, si immagina e si crede. Tale è l'agnosi dell'agire bene e dell'agire male, in cui anche l'estremo male è assunto per la realizzazione del bene supremo, no? Mai più guerre, ma un'ultima guerra per risolvere i problemi. È ammessa. Il becille, no? Ha bisogno del suo doppio nell'imbecille. E portare l'attenzione all'imbecillità rispetto alla becillità è un movimento di questi ultimi secoli. Tra i frutti l'attenzione ai miserabili, no? Di Victor Hugo, le scienze umane non più quelle divine, no? Messa a morte della teologia e anche della filosofia oggi. La scuola del sospetto, come è stata chiamata, questo nel rispetto dell'impianto medico-legale, nella quale viene annoverato Freud, che però per alcuni aspetti essenziali è riducibile al sospetto stesso, alla scuola del sospetto. Armando Verdiglione ha intitolato un libro di analisi della persecuzione e dell'inquisizione contro la sua pratica intellettuale, La congiura degli idioti.
che sta scrivendo per le stesse ragioni inquisitoriali, la casta degli imbecilli. Peraltro la congiura degli imbecilli è già stata scritta da John Kennedy Toole, al quale abbiamo prestato attenzione decenni or sono. Eppure, proprio in una delle rarissime conversazioni telefoniche che ho avuto con Verdiglione, Verdiglione, dopo l'avvio dell'inquisizione fiscale, mi parla di una regia contro di lui. Si tratta allora della congiura dei dotti e oggi della casta dei becilli, in becillum, forma indebolita di bacillum, diminutivo di baculum, bastone, l'appoggio di chi sta male in gambe. Oggi alle gambe il senso corrente ha sostituito la testa, imbecille starebbe per scemo di cervello. Imbecille, c'è da chiedersi se sia ancora debole, infermo, languido, privo degli attributi fallici come in francese dupe, senza la huppe, la piuma sul cappello, no? Solo i notabili di ogni paese, no? Hanno la piuma sul cappello, avevano la piuma sul cappello. La casta dei minchioni, si dovrebbe dire, con un lemma siciliano, che propriamente non sono dupe, zimbelli, ma sono piumati. I minchioni non sono gli spennati, i cazzoni non sono assessuati. Alla lettera gli spennati, no? Non sono minchioni, ma sarebbero sminchioni. Il padre, il signore, il teurgo, il despota, il tiranno, il sovrano, il dominatore, questi sono i becilli. Lo schiavo, il servo, l'ergastolano, le moltitudini, le maggioranze silenziose, questi sono gli imbecilli. Becille, imbecille, è animale anfibologico, non ancora ipotiposi, una figura vivida come modo dell'apertura. A partire dalla questione chiusa, purtroppo, l'imbecille, no? Chi si presume imbecille, sogna di diventare becille, no? Il servo sogna di diventare padrone. Ma questo solo nella presunzione che esistano padroni e schiavi della parola. Il castrato e l'evirato sognano la supercazzola, per citare la battuta di un film molto noto. Il povero sogna la ricchezza, lo stupido brama per l'intelligenza, il morto di fame appetisce proprio il cibo sostanziale mentale e ha orrore del cibo intellettuale come i padroni dei mezzi nutritivi. La casta dei becilli sembrerebbe appannaggio della teoria del complotto. Qual è l'errore tecnico del complottismo? Una pseudoteoria che non ha bisogno di arte, di cultura, di scienza, non ha bisogno della questione intellettuale,
ha già risolto tutto con questa soluzione del complotto. No? I complottisti sono candidati alla presa del potere, questo è il punto. Non hanno nessun interesse per la presa della parola, per la presa intellettuale. E complottisti si esercitano in tutti i razzismi e i sessismi. Così accade. Sono da leggere anche le congiure. Per qualche altro elemento di lettura è da notare che come il vizio corrente del complottismo sia l'antisemitismo. E questo è la spia della negazione estrema dell'intellettualità anche. Abbiamo parlato di negazione della donna altrove. E la negazione dell'uomo, in questi migliaia d'anni, si è espressa in particolare come antisemitismo. Accettare l'antisemitismo è negare l'uomo. L'antisemita in primis nega se stesso, nega la stessità che è una proprietà del sé e nega il sé che è un aspetto di quello che Freud chiama oggetto della pulsione.